mi hanno pregato di dare il benvenuto ancora all'inizio di questo nuovo ciclo di incontri di retroscena in virtù della mia anzianità sostanzialmente, perché io dovrei stare dietro le quinte. D'altra parte, retroscena dietro le quinte è tutto un gioco di comparire o meno. In ogni caso, inauguriamo, mi viene da dire trionfalmente, dopo uno spettacolo che ha debuttato lunedì scorso, direi che meglio non poteva andare, Disgraced, di un americano di origine pakistana, Ayad Akhtar, è stato anche tradotto con il titolo Discrimini, la regia di Martin Pugey. Abbiamo con noi Paolo Pierobon, Anna Della Rosa, Fausto Russo Alesi, Astrid Meloni, Elia Tapognani e Federica Mazzocchi, perché, come di consueto, il Centro Studi organizza d'intesa con l'università, con i docenti di teatro dell'università. E oggi, per l'appunto, sarà Federica Mazzocchi a introdurre lo spettacolo e a dialogare con gli attori e poi eventualmente anche con il pubblico. Quindi io lascio la parola a lei. La prossima volta sarà la collega nuova responsabile del Centro Studi, la dottoressa Anna Peirò, a condurre questi incontri. Grazie infinite Pietro, lui non lo dice, ma in realtà Pietro è l'artefice, demiurgo, come dire, l'origine di retroscena, quindi siamo, lo sapete, lui così non dimentica questo dettaglio, ma esistono questi incontri grazie al suo impegno, al suo amore per il teatro. Io sono contentissima di questa location che ci permette di stare più vicini, più appunto in relazione, quindi condivido molto questa scelta di avvicinarci. Dunque, ovviamente non presento gli attori perché sarebbe una presentazione del tutto superflua, li conosciamo molto bene, conosciamo il loro lavoro in teatro, al cinema, in televisione, quindi chiunque apre il teatro ben conosce quello che hanno fatto. Così come non nuovo all'ambiente teatrale torinese è il regista. Ricordiamo, forse qualcuno l'ha vista, la sua regia delle Lacrime Amare di Petra von Kant di qualche anno fa, che ha degli elementi di continuità con questo Disgraced. Intanto, secondo me, primariamente, l'idea di mettere l'attore all'interno di uno spazio pericoloso, tra virgolette, comunque inquietante, non tranquillizzante, l'abbiamo visto tutti lo spettacolo? No. No? Allora poi affidiamo agli attori il compito, se hanno voglia, di dire quanto e cosa dire della trama dello spettacolo. Nel caso delle Lacrime Amare, chi l'ha visto ricorderà questa distesa di bottiglie di latte, di bottiglie di vetro, le vecchie bottiglie del latte, con cui gli attori dovevano avere un rapporto molto attento, perché si rompevano molto facilmente, e qui lo stesso tipo di spazio molto richiedente c'è anche con appunto il carbone, la scena, il pavimento del palcoscenico coperto di carbone di questo Disgraced. E l'idea anche di uno spazio quasi da esperimento scientifico, da esperimento quasi anatomico. Loro sono molto esposti da tutti i punti di vista, sul piano fisico li vediamo sempre iperilluminati, quindi la scenografia è totalmente priva di appoggi perché non è un spazio realistico. Quindi ecco, mi interessa poi sentire, io lascio subito la parola a loro, questo tipo di spazialità, che tipo di impegno, di mandato, di richiesta fa all'attore, al suo corpo. Tra l'altro
ci fa scattare subito dei meccanismi empatici, perché vedendovi lì alle prese con questo materiale, dico pericoloso, non esageriamo, però di certo non piacevole, no? Penso alle gambe nude di Anna, che insomma a contatto con questa materia sono immediatamente ci creano dei collegamenti, dei meccanismi quasi da neuroni specchio con la sua corporeità. Vi dicevo, Kuzey non è nuovo, abbiamo visto, non è nuovo sulle scene torinesi, abbiamo visto altre sue cose, però io non ho mai avuto occasione di vederlo lavorare, quindi non conosco le sue pratiche, conosco gli esiti del suo lavoro, gli spettacoli, appunto le opere finite, e volevo approfittare di voi, tanto li prego. Li hai già presentati, vero? Non solo di tuoi nomi. Ah, va bene, dai. Scusate, ho dimenticato questo pezzo. Volevo approfittare, dicevo, di voi per chiedervi come prima domanda, una domanda generale che, se avete voglia di rispondere tutti, mi fa piacere, appunto di aiutarci a entrare di più nelle logiche creative di Kuzey. Che tipo di regista è? Che tipo di metodologia è quella del suo lavoro che poi vediamo in scena? Voi avete avuto esperienze con tanti registi diversi, molto importanti, ognuno con una propria definizione, una personalità molto forte. Ecco, dovendoci dire, dovendoci dare delle indicazioni sulla sua specificità, volevo sapere da chi cominciamo, da Anna, che sei qui, cominciamo da te. Sorprendentemente, pur essendo un uomo alto 2 metri e largo altrettanto, direi che è un regista gatto, nel senso che sa esattamente ciò che vuole e tuttavia è molto delicato, molto osservatore, molto, e qui usciamo dalla metafora del gatto, molto chiaro e diretto in ciò che vuole, ma tuttavia ti lascia grande libertà. Lui diceva: io vi do una fotografia, dobbiamo provare questa scena per me è oddio, non so, ho l'immagine che voi siete a terra distrutti, ma perché siete a terra non lo so solo che siete a terra distrutti, e da lì, diciamo, da un fatto fisico molto concreto nasce come dire uno stato fisico e psichico. Ama molto gli attori e dunque li lascia liberi, ma laddove uscivamo dal seminato con un'esattezza strepitosa ci rimetteva sul filo molto sottile e sempre alla ricerca di un equilibrio implacabile che lui desidera, che richiede, che il suo lavoro per questo penso sia molto alto, nel senso molto complesso e molto bello per noi attori da fare, perché ti richiede un livello di precisione eccezionale. Punto. Andiamo così in ordine di posto, Paolo. L'incontro con Martin è stato sicuramente proficuo e devo dire memorabile, perché insomma lui è tante cose, ti poteva stupire con momenti davvero di cui si poteva dedurre una grandissima ipersensibilità, c'erano delle prove che usciva commosso, altre invece in cui c'era una sana, come dire, un sano essere brusco tipico delle sue parti, okay? Però tutto ciò portava, come dire, ad una sintesi che è quella poi dello spettacolo, che si parte in una certa maniera e si finisce quasi simmetricamente opposti come intenzioni, come temperatura, come umori, come... La cosa particolare di Marti è che, essendo un regista straniero e non capendo benissimo quello che si andava a dire con le battute e tutto, era molto attento al corpo e al suono della battuta, quindi non potevi tanto barare, nel senso che
è come appunto ti vedessero da un documentario muto e capisci subito se una persona in quel momento sta ingannando o no, sta mentendo o no. E siamo stati appunto a disposizione al 120% per questa totale sincerità poi sul palco. La messa in scena è tutt'altro che realistica, per cui a maggior ragione venivamo fuori solo noi, veniamo fuori solo noi con questo spazio che è mentale, non è più di riferimento a un loft americano come invece l'autore descrive proprio nelle sue didascalie. Per cui togliendo tutto questo, togliendo i calici, togliendo le bottiglie, togliendo i tavoli, togliendo, si trova paradossalmente una valorizzazione ancora più forte del testo, di quello che si va a dire. E in questo, anche quando si dialoga, ad esempio, vi faccio un esempio, che spesso se tu, e questo lo accomuna ad altri registi che ho incontrato, ad esempio, infatti non è così lontana la lezione di Martin, che mi ricordo con Ronconi, che nel momento in cui si faceva conversazione sul palco cadeva tutto, perché è come parlare a casa, vai sul palco e parli come a casa, immediatamente si ammoscia tutto quanto, cade tutto, non comunichi niente. Invece quel parlare a se stessi dialogando porta comunque ad una triangolazione col pubblico, quindi il pubblico ti ascolta perché in realtà lo tiri dentro, non stai facendo, mettendo una quarta parete e parlando solo col tuo compagno di scena. E questo sembra in apparenza molto semplice, ma in realtà è difficile da ottenere, perché la partenza è sempre molto distorta e alterata per quanto riguarda, ma come non dovrebbe essere così, che io parlo tranquillamente con una persona, invece occorre fare un artificio, diciamo, per essere più efficaci, e questo Martin insisteva molto anche nelle pause, di tenere delle pause non proprio realistiche ma con più tempo, far lavorare molto il carbone nei rumori, far conto che il rumore del carbone ha più o meno lo stesso valore di una battuta, può dare un fastidio che però deve essere dentro lo spettacolo, può dare una sospensione che però comunque è dentro lo spettacolo. Insomma, è stato un lavoro molto 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 intenso. Vado. Sì, senz'altro è stato un lavoro molto intenso. Questo ribaltamento che Martin ha fatto, appunto, di non raccontare il testo in maniera naturalistica ma di fare un'astrazione, è stato una conquista per noi, e forse appunto non tutti lo sanno perché non hanno visto lo spettacolo, però appunto noi lavoriamo su questo carbone, c'è questo tappeto di carbone. E qua c'è un grande interrogativo. Il carbone di legna. Ma si sono fatti vari tentativi. Io non so adesso alla fine cosa c'è. Non è lì. Allora, ci hanno assicurato che non è nocivo. Meno male, perché se no, perché insomma è stato. Siamo oceano e scalzi. Gli attori, quelli proprio di Space. Gli altri sono scalzi. I raccomandati sono. Altri no, ma comunque prima o poi entriamo tutti in contatto profondo. Le signore camminano con tacco 12 e il Santa Rete su quella roba lì. Quindi fatemi vedere. E quindi diciamo questo lavorare in questa situazione così precaria, lavorare con questo materiale è scomodo, totalmente scomodo, che ti mette in seria difficoltà anche perché c'è tanta polvere, insomma tante cose. Questo è stato sicuramente duro, ma a parte questo, appunto quello che diceva Paolo, che essendo anche Martin austriaco, lui pretendeva che la forza della battuta, quindi del rapporto, della relazione tra questi personaggi, fosse veramente
potente e autentica e che potesse arrivare in platea al di là della lingua. Quindi insomma, quando il nostro parlare, il nostro dialogare non era così efficace, così come dire, tagliente, lui lo percepiva immediatamente e cercava di stimolarci molto in questo. È stato un lavoro anche destabilizzante nel senso positivo del termine, cioè veramente lavorare in una condizione dove non sei comodo mai, e quindi questo ti mette in realtà in moto delle risorse non quotidiane, certamente, delle risorse anche diciamo a livello personale, di implicazione, non scontate. Questo è stato molto intenso e stimolante allo stesso tempo. Poi il testo lo è, e il modo in cui lui l'ha affrontato, che quindi secondo me, appunto, come diceva Paolo, restituisce un'universalità del testo e lo potenzia, e in questo lo sposo totalmente. Sì. Eccoci. Vabbè, i miei colleghi hanno detto abbastanza, insomma, quasi tutto quello che c'era da dire, però quello che accade con Martin, che mi è sembrato nuovo, che mi è sembrato miracoloso, che ti senti continuamente parte del suo processo creativo e che all'interno di questo processo creativo non c'è mai niente di scontato, non c'è mai niente di sicuro, esattamente come eravamo sul carbone, come personaggi eravamo sul carbone anche come attori, e quindi continuamente lui fa delle variazioni e ti costringe a chiederti sempre dove sei e dove stai andando. Ha un'enorme generosità in questo, perché si mette continuamente in discussione, e questo lo fa con te senza paura, non è che arriva alle prove con qualcosa di prestabilito che non muove, è sempre disposto in collaborazione e insieme a te a venirti incontro, a cambiare il suo punto di vista, avendo comunque le idee sempre abbastanza chiare ed essendo secondo me una persona illuminata, sia da un punto di vista artistico che umano. Per me la sensazione come attrice è stata quella di dover lavorare sulla nudità di questo personaggio, cioè su quello che veramente il personaggio ha profondamente nel suo interno, cioè quello che è il suo background psicologico, ma anche proprio le sue emozioni più pressanti e più che pulsano di più. È stato un lavoro molto, molto profondo. E poi vedrete, insomma, se tutto questo è anche visibile, però il tipo di lavoro per me è stato completamente nuovo, innovativo e estremamente forte da fare, ecco, questo. Io, ok, ciao. Allora, lavorare con Martin per me è tutto nuovo, pazzesco, sì. Quello che mi ha colpito di più, che mi ha lasciato di più, è quanto il suo lavoro è vivo, umano, e quanto in profondità vada il suo lavoro. E non è mai in primo piano, ma sempre quello che c'è sotto, no? Alle cose. Questo per me è molto importante, cioè anche come attore, che non voleva vedere teatro, voleva che stessi in quella situazione. Ed erano situazioni molto precise che lui ci dava, in cui all'interno da subito ci dava molta libertà. E è stato molto, molto bello. E sì, mi ha colpito anche molto la precisione del suo lavoro. È come se noi fossimo appunto con una partitura, lui un direttore d'orchestra, e se sentiva una stonatura, si doveva lavorare perfettamente.
No, è questo. Grazie. Una curiosità, sentendovi parlare, mi chiedevo se, faccio una digressione, se vi ha fatto lavorare anche un po' in improvvisazione o se avete lavorato subito su, diciamo, a partire dal tavolino, sulle scene del testo, se c'è stato un percorso anche, dire, sull'immaginario pregresso del personaggio. Scusa, se è sempre la prima. No, no. Sì, direi di improvvisazione, nel senso che noi abbiamo letto un giorno in questo meraviglioso teatro, abbiamo fatto una lettura tutti insieme del testo. Poi, se non vado errato, l'indomani siamo già andati in teatro, le Fonderie Limone, e si leggeva una scena, se ne capiva la dinamica essenziale, e poi ci mettevamo nello spazio e improvvisavamo, nel senso che gli attori istintivamente, con sano e reciproco istinto teatrale, ci spostavamo secondo quanto ci dettava l'anima, corpo, parola, e molto spesso ha funzionato, appunto, avendo un pochino di esperienza, come dire, siamo in grado di dominare abbastanza il rapporto del corpo nello spazio in relazione all'altro, per cui un'improvvisazione veramente spaziale, laddove naturalmente ha un significato dirsi delle cose in diagonale, dandosi le spalle, guardandosi in faccia, baciandosi, essendo uno sdraiato a terra e uno in piedi, no? Come potete immaginare, nell'esperienza quotidiana, quando si è in ascensore con uno sconosciuto, si ha uno stato interno di un certo tipo, insomma, per fare un esempio molto concreto. Per cui in questo senso sì, direi di sì, di improvvisazione. Ed era bello perché poi si capiva al volo, ma già da dentro e poi con lui, quando delle cose funzionavano e quando no, e spesso facevamo una prima cosa. Martin provava a variarla e poi diceva no, ma la prima era la migliore. E quindi torniamo a quella. Grazie. Cioè, volete aggiungere qualcosa sull'improvvisazione? Cioè, per esempio, il carbone quando è che comincia a entrare in rapporto con il lavoro di prova? Cioè già fin da subito? Da subito, dal primo giorno di prova, sì. Quindi, come dire, è un materiale con cui avete cominciato a entrare in sì. Penso che non mangerò più grigliate da 5 anni, almeno. Vallo a sapere, no, nel senso che è uno spazio astratto, mentale, chiamalo come vuoi, può essere letto da tutti in maniera estremamente libera, anzi anche Martin alla fine non è che ci abbia detto precisamente cosa, è di forte impatto perché tutto intorno è bianco, quindi a mano lo spettacolo viene annerito, viene sporcato, la scena viene... Lo spettacolo è il corpo degli attori e gli rispettivi costumi. Sì, perché iniziamo l'indy e finiamo. E poi il protagonista è come un pittore, come un pittore va a diventare. Esatto. Scuro. Sì. Lui che. Esatto. Ha fatto di tutto per me. Ha una forza evocativa fortissima. Indubbiamente. Ognuno può essere. Per ogni spettatore può essere qualcosa di diverso, però come dice Pietro, il discorso è anche quello proprio della razza, cioè tu cominci con un personaggio che comunque fa di tutto per essere integrato nella civiltà occidentale, arriva addirittura a mentire sul proprio cognome e quindi è perfettamente, come dire, integrato e finisce nero con un probabile, si vede nella scena, ritorno proprio alle origini desertiche, islamiche. Quindi sono tante cose questo carbone, se anche il rumore del disagio che hai quando comunque sei in una situazione convenzionale di una cena o comunque, perché alla fine è la storia di un incontro di due coppie anche, può essere letto anche così. Che si incontrano, argomentano e si scontrano, eccetera. Per farvi un esempio, la scena della cena vera e propria è veramente forse una delle cose più surreali dello spettacolo. Siamo in quattro allineati davanti al pubblico e cominciamo a conversare e a darci delle ricette sui nostri rispettivi piatti preferiti, però è tutto molto straniante.
anche perché all'unisono, scusa se sì. interrompo, quindi si capisce o non si capisce volutamente ed è interessante anche questa. Però se tu vai a vedere la cosa in chiave realistica, pensi che, cavolo, durante una cena veramente dentro mi può accadere una cosa del genere. Cioè, sento che parlo ma non mi ascoltano. Sento che porto avanti la mia idea ma anche gli altri portano avanti la loro. Quante volte ci succede? E qui è molto esplicitato questo, molto esplicitato. È molto certo che è molto giusto, voglio dire, conoscere dentro profondamente il lavoro, ma è molto verificabile proprio quanto il realismo teatrale a volte sia limitante e invece scegliere una chiave totalmente all'opposto paradossalmente ci restituisce esatto. delle impressioni percettive molto più vicine alla realtà, esatto. cioè la realtà non è realistica paradossalmente. E infatti invece quell'impressione a volte un po' di museificazione che abbiamo a teatro, no? Con delle scene molto riconoscibili, sì. Vanno appunto nella direzione opposta a quella che stava dicendo adesso Paolo, che è estremamente interessante questo dato, anche sul piano recitativo, perché impone a loro anche una serie di rispetto dei tempi, sì. immagino, un unisono, un ascolto reciproco. Non è una cosa proprio intuitiva, cioè ci vuole davvero una grande capacità. Sì, esatto. Se no, davvero si percepisce qualcosa di... Fausto, volevi aggiungere... Su cosa? Sull'improvvisazione? Sì, mi interessava vedere un po' questo. Ma sì, ci sono stati dei... in realtà... lasciava lo spazio Martin perché potessero accadere delle cose, però proprio già intanto lavorare su questo carbone era veramente come un terreno minato, per cui un passo è già tantissimo, e quindi era tutto sempre molto millimetrico, il lavoro è molto millimetrico, quindi in realtà l'improvvisazione più, a parte alcuni momenti, più qualche cosa, un movimento interiore ecco, parlerei più di un ascolto a 360 gradi ovviamente tra di noi, perché veramente a un minimo movimento di uno corrisponde una reazione impercettibile dell'altro. Astrid, vuole aggiungere qualcosa su questo rapporto col carbone, insomma, così decisivo anche per proprio per disegnare il lavoro attorico? Ma sì, no, nel senso è esattamente quello che abbiamo detto, cioè uno spazio così complicato da gestire per noi è stato, almeno per me, è stato il motivo per cui stare attenta appunto a ogni movimento, che è una cosa che invece chiaramente in un ambiente, in un pavimento piatto, semplice da praticare, è una cosa che normalmente a cui fai meno caso, invece questo ha creato veramente un ascolto e una tensione, una possibilità di stare insieme e quindi è stato complesso ma allo stesso tempo estremamente utile per il nostro lavoro e per il tipo di lavoro che lui richiedeva, in cui niente appunto poteva essere lasciato in caso. Poi speriamo a malapena, non si vede, siamo bravissimi a simulare, abbiamo lavorato anche su non questo. Non me ne sono accorta, non sono riuscita a cogliermi sul fatto. Nemmeno una tosse? Neanche una tosse. Cioè, platea invece tossina. Sì, dovremmo dare delle mascherine. Allora, vorrei invertire l'ordine delle risposte e cominciamo da Elia, così cambiamo giro. Allora, affido a voi quanto e cosa dire del personaggio, perché non voglio svelare nulla io. Tu hai una figura molto particolare, molto interessante nel testo. Il testo, come sapete, avrete letto immagino i materiali di sala, quindi
vi siete fatti un'idea, anche quelli che non hanno ancora visto lo spettacolo, mette al centro, come dire, un dato molto potente della nostra contemporaneità, che è il rapporto appunto tra culture e mondi che si toccano, anzi a volte si scontrano, ma entrano in relazione con tutto un insieme di contraddizioni, di complessità. E il personaggio di Elia, questo giovane nipote di Amir, cioè il personaggio di Paolo, è una figura interessante, ha un'evoluzione abbastanza sorprendente nello spettacolo ed è una delle facce di questo rapporto con l'Islam, di cui vedremo poi il discorso prolungato e in qualche maniera contraddetto dalla figura di Emily e dal personaggio di Paolo, che fa Paolo. A seconda, insomma, di quanto ci vuoi dire o svelare, puoi ricomporre un po' per noi diciamo quello che Cuget ti ha consegnato rispetto al personaggio, cioè quali sono i dati basilari che il regista ti ha messo a fuoco nel consegnarti, insomma, nel lavorare su questo personaggio insieme. Ok. Il mio personaggio si chiama Abe, appunto è il nipote di Amir, questo avvocato, e ha appunto un'evoluzione, c'è una scena iniziale e una finale, è un'evoluzione pazzesca, infatti molto divertente da recitare. Perché anche a livello proprio di abiti, cioè nella prima sono molto underground, molto rapper, invece nell'ultima ho proprio una tunica con un cuffio in testa, proprio c'è un cambio radicale per questo personaggio. E per quanto riguarda il rapporto, soprattutto no, in tutte e due le parti, soprattutto nella prima, con Amir e la moglie, c'è proprio un allontanamento, cioè Martin mi diceva proprio questo, cioè tu non guardarli neanche in faccia quando reciti, perché non ti fa schifo il loro mondo, cioè non riesci proprio a capirlo e quindi non puoi entrare in contatto. In questa prima parte c'è una richiesta da parte mia di difendere un imam della mia moschea che è accusato di aver raccolto soldi per terroristi, quindi vado da mio zio che è un avvocato. Invece nell'ultima parte succede qualcosa, passano comunque 6 mesi, quindi succedono tante cose. E poi subisce un interrogatorio da parte dell'antiterrorismo per delle frasi dette da Starbucks, da parte di lui è un amico, ed è come se diventasse uomo, cioè c'è questo monologo finale di un credo pazzesco verso la propria religione, infatti credo sia il personaggio proprio che più di tutti arriva a un credo sicuro e determinato di quello che pensa, che è l'Islam, e sì, forse più di tutti i personaggi. E sì, e appunto l'indicazione di Martin per quest'ultima parte era proprio sì, diventare un uomo con le proprie consapevolezze e la consapevolezza anche che suo zio non avrebbe mai capito questa cosa e il dispiacere suo di questa cosa qui. E si separa da tutto alla fine, proprio è una separazione. Faccio per conto mio proprio. È questo. Grazie mille, a me è piaciuto molto anche il personaggio di Astrid che, scusa, quando entra sembra proprio la donna in carriera anni 80, con la tuta bianca, è un'apparizione veramente indimenticabile. È un personaggio abbastanza
monolitico, nel senso tu non è il tuo modo di recitarlo, ma l'impressione che ho avuto è che ne avesse appunto una, che fosse quella forse più permeata di questa cultura americana della performance, di fare, di essere in carriera, vincere, anche nei rapporti appunto con Isaac, e lei sembra l'elemento dominante, eccetera. Anche nel tuo caso, le consegne di Martin sul tracciato di questo personaggio, la sua funzione all'interno di questa storia. Allora, c'è da dire che questo è un testo che parla di identità, cioè che utilizza, secondo me, la suggestione e le argomentazioni, diciamo, religiose per arrivare però a un nocciolo che è quello dell'identità culturale e dell'identità personale di ognuno di noi e come, ad analizzare come ognuno di noi si relaziona con la propria identità, con le proprie origini, siamo quello da cui veniamo, siamo quello che ci costruiamo a livello ambientale o quello che scegliamo di essere, siamo veramente liberi, non lo siamo, insomma, questa è un po' la questione. E Jory all'interno di questo dibattito, secondo me, si pone, diciamo, come in lotta completa con le sue origini. È una donna afroamericana che è cresciuta nel ghetto, che ha rifiutato il ghetto e che, diciamo, secondo il suo punto di vista si è evoluta, appunto laureandosi, diventando una donna in carriera e diventando spietata, però una spietatezza che non, almeno a me, sembra totalmente motivata, sostenuta dal fatto che lei ha dovuto sopravvivere e che quindi l'unico modo per sopravvivere era quello di uccidere le altre fiere intorno a lei, ed è disposta a passare su tutti, sul marito, sul suo collega e amico, perché poi in realtà fino a quel momento, secondo me, il nostro rapporto è anche un rapporto di amicizia che poi viene tradito, perché appunto è un personaggio che non si pone nessuna, a mio parere, nessun dubbio, ha un obiettivo, lo deve raggiungere e lo raggiunge. È chiaro che nel momento di rottura, che è quello che accade nel finale, quando poi non voglio svelare troppo, nel momento di rottura c'è, finalmente si vede una fragilità, chiaramente, che racconta probabilmente tutta, è solo la punta dell'iceberg, di tutta la fragilità e tutta la sofferenza che questa donna, su cui questa donna ha costruito un impero di forza e determinazione. Però comunque poi tiene il punto, perché quella è la sua ragione di vita, se stessa, il suo io e la sua religione. E infatti Martin ha aggiunto al testo alcune parti in cui ognuno dei personaggi esplicita il proprio credo, e Jory appunto crede in se stessa, crede nella propria autodeterminazione, crede nella carriera, nel farcela a tutti i costi. Bello. Fausto fa un personaggio che mi piaceva molto osservare, perché è molto stratificato, secondo me, molto complesso, perché Isaac? Noi lo chiamiamo Isaac, però lì c'è Isaac. Nel dibattito. Io avrei preferito chiamarlo Isaac, ma lo chiamiamo Isa. Sì, in omaggio alla sua origine non europea. Ma perché non è un personaggio doppio, ma è triplo, quadruplo. Cioè Isaac è tante cose insieme e Fausto deve raccontarci questa prismaticità del personaggio. Infatti siamo sempre cauti verso Isaac, perché dice, ma non sappiamo mai bene che tipo di figura, che tipo di funzione assolverà, che cosa farà, perché appunto ha questi livelli di senso plurimi che si sentono ma non si chiariscono, giustamente lui non li porta mai fino in fondo, se non quando poi deve farlo, ma non ve lo diciamo, e questo dà un senso molto di fibrillazione, mi sembra
molto complesso anche per te da gestire. Ma sì, questo è molto interessante il personaggio. Devo dire che tutti i personaggi sono molto sfaccettati. Forse questo è apparentemente un personaggio risolto, quello che si è emancipato anche dalla sua religione, e che però quando è come se un po' tutti i personaggi avessero una facciata ben affrescata, e poi però sotto comunque le crepe ci sono sempre. Sicuramente è un uomo anche risolto, anche perché è un uomo di potere, un uomo che ha raggiunto degli obiettivi, che può gestire le cose in un certo modo, e la cosa interessante è che invece poi la sua crepa la vediamo a un certo punto, e il suo, diciamo, il suo essere, la sua perfezione che in qualche modo dichiara sin dall'inizio, il suo essere intellettuale, politicamente corretto, eccetera, a un certo punto, quando sollecitato, a un certo punto viene messo sul carbone e scotta anche lui. Sì, comunque è vero, è un personaggio molto molto sfaccettato. Martin, una delle prime cose che mi ha detto, secondo me è uno dei personaggi all'interno del testo più vicino al pubblico, quello forse in cui più il pubblico si potrebbe riconoscere, e in questo è bello spiazzare, questa è una cosa che mi ha aiutato a disegnarlo. Per Paolo il punto di vista dello spettacolo è, cioè il nostro punto di vista coincide con quello di Paolo, almeno per me è così, nel senso che lui ha, intanto lo spettacolo si chiude con la sua, con il suo corpo, con la sua figura in scena, e con quello che, come dire, tira i fili finali della vicenda, ma poi è soprattutto la sua storia. Loro sono delle figure fondamentali, ma anche per far esplodere le contraddizioni che il personaggio trattiene, no? All'inizio abbiamo un personaggio molto compatto, unitario, che piano piano si sgretola, cominciano a emergere fantasmi, storie, origini, ricordi dell'infanzia, quello della madre in particolare rimane fortemente impresso nella memoria. Quindi il punto di vista è quello di Amir. È un personaggio enorme questo, perché non solo perché davvero ha la responsabilità di disegnare poi la totalità del percorso, ma anche perché deve disegnare un arco che dà appunto la compattezza, l'unità dell'inizio, deve piano piano appunto raccontare questo sgretolamento, arriviamo all'immagine finale in cui lui, insomma, non vi svelo niente, però insomma è anche quella proprio un processo di caduta della figura centrale, che è davvero molto complesso come lavoro. Ecco, volevo chiederti, Paolo, posto una parte così con tante evoluzioni interne, ora spero di non farti una domanda troppo da professorale, cioè troppo astratta, ma quali sono i tuoi appuntamenti dentro questo viaggio così lungo che devi fare con Amir? Ci sono delle decisioni, dei punti di svolta, se si possono dire, se no... Ma che percentuale c'è di quelli che non l'hanno visto? No, allora altissimo. Diciamo, non l'hanno visto.
Tantissimi. Troppi. Allora poi me lo dici. No, allora passiamo ad Anna della Rosa. Passiamo ad Anna della Rosa. No, la tengo per un attimo con me. Riformulo la domanda, non è necessario che rifacciamo insieme tutto. No, 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 ma era molto precisa, giusta anche. Sì, le svolte ci sono, sono presenti e sono fisiche, perché tu pensa che io comincio in mutande e comincio rispondendo a delle telefonate con più interlocutori. Cosa è successo? Che quelle telefonate lì erano in mezzo alla scena con alla prima scena con Anna, con Emily. Martin, per dirvi anche, per aggiungere qualcosa al senso di lavoro, le ha riunite e compattate tutte all'inizio dello spettacolo, quasi come fosse un prologo. Non dicendomi, Paolo, non pensare che siano telefonate. E all'inizio anche diceva tutto quello che accade come una sorta di flashback nella testa di Amir, giusto? Che è quello che hai colto anche tu. E quindi tutto quello che succede ad Amir sono apparizioni, non sono quasi persone, sono gente che... E questo il carbone aiuta molto, perché ti trovi in una situazione che non è assolutamente realistica. Vedi che ti arriva gente in casa, però in realtà sei sempre da solo, alla fine. Questa è la chiave poi che ha voluto dare Martin. Quindi è un avvocato che parte dalla fine, dalla sua disgrazia, dal suo fallimento, dal suo essere ormai distrutto, dopo aver fatto quello che ha fatto alla moglie, eccetera, eccetera, lo vedete. E quindi, siccome l'attore deve sempre darsi delle giustificazioni, dei sensi quando fa le cose, non può pensare, ah sì, adesso sparo queste battute all'inizio e poi comincio la scena con Anna. No, può essere benissimo che lui, in una delle sue tante farneticazioni in casa da solo, si trovi anche in mutande in mezzo a questo carbone, in mezzo, che potrebbe essere anche un atelier di pittura, perché noi vediamo anche Emily che prende dei pezzi di carbone e disegna sul muro. Quindi potrebbe esserci anche un contesto molto concreto. Però è anche uno che ricorda il suo lavoro e ogni tanto si ripete le sue telefonate, ogni tanto ripete le frasi che diceva ai suoi colleghi, ogni tanto ripete le cose e poi pam, sente la voce della moglie, si volta e parte un'altra cosa. Però è come se piano piano queste apparizioni gli facessero ricordare tutto quello che veramente è successo. Infatti, come diceva giustamente Federica, può essere letto anche così lo spettacolo. Non so se ho risposto. E ci sono dei momenti anche di svolta fisica, perché lui è comunque un personaggio energico, efficace, ha molte cose in comune con il personaggio di Astrid, nel senso che arriva a cambiare cognome per integrarsi. Questo è importantissimo. Poi quando i colleghi cominciano a fare un'indagine interna per capire, perché la moglie e il nipote l'hanno pregato di andare a trovare l'imam in carcere, e questo non va bene, perché poi è uscito fuori un articolo sul giornale in cui si diceva che un drappello di avvocati ha difeso, ha preso le parti, si è schierato dalla parte dell'imam e fanno il mio nome. E io dico, vedi ad aiutarvi che cosa succede. E piano piano c'è un'indagine interna, ma non è Capone, è Abdullah, perché lo hai cambiato? Perché l'ho cambiato? Per stare insieme a voi ebrei, perché è uno studio di avvocati ebrei questo. Quindi da musulmano, cioè, per integrarsi si snatura completamente e dopo un disastro che non vi anticipo, torna alle origini, o comunque a un tentativo di origini. È un testo veramente fantastico e una messa in scena che è contro il testo, però lo esalta paradossalmente di più. Sì, ne emergono in maniera, forse lo spazio vuoto è davvero qualcosa che fa emergere le relazioni, i rapporti tra i personaggi in una maniera estremamente potente. Ma come tu sai sicuramente è la tendenza che c'è da un po' di tempo in Europa.
cioè quello di la scenografia, lasciamola al vecchiume novecentesco, non parliamo di teatro di rappresentazione, ma parliamo di un teatro senza rappresentazione, che poi era un discorso che facevano le nostre avanguardie, non ultimo Carmelo Bene, che parlavano proprio del teatro senza spettacolo. Ora io non dico che, però le direzioni si assomigliano, soprattutto in Europa e in Nord Europa. L'antichissima lezione di Artaud, che non è né Stanislavski né Brecht, però era un po' questa cosa qua. E io in Martin ho visto tutte queste, come dire, ricette per tornare allo spettacolo. Queste eredità, questi ripensamenti della... Sì, ripensare la scena facendola tornare... Forse, non voglio dire paroloni, però qualcosa di più rituale che altro, o comunque qualcosa in cui lo spettatore possa un attimo mettersi, percepire delle cose diverse, mettersi un attimo in discussione, anche essere disturbato, no? E poi per me è interessantissimo il fatto di quando i registi ti spingono a prendere coscienza del fatto che la realtà è molto più complessa della sua rappresentazione, sì, della sua, sì, così... apparenza fenomenica, no? I processi alla base delle esperienze, delle percezioni sono di gran lunga più complessi e più distanti appunto da un disegno mimetico, sì, naturalistico, sì, sono superamente, e quando succede a teatro devo dire è una cosa sempre molto interessante perché è estremamente stimolante per lo spettatore. Poi al di là dello specifico, magari cose che possono convincere di più di meno, ma è la richiesta allo spettatore che è interessante, di essere parte e di mettere in moto a sua volta una serie di immaginari, di integrazioni, sì, che fanno poi la dimensione dinamica del teatro. Quando dicono che a teatro lo spettatore è passivo, io rimango sempre esterrefatta, perché se c'è una cosa che non è parte almeno della nostra esperienza come spettatori è quella della passività, anzi, sì, siamo continuamente sollecitati, eccetera. Così come mi sollecita moltissimo il suo personaggio, chi non l'ha visto vedrà che lavoro, posso dire, strano che fa Anna. È molto interessante sul piano proprio delle, sul piano della, di come usa il corpo, della mimica, ha dei movimenti, lei in qualche maniera risponde a questa non mimeticità della scenografia. È come sempre spezzata la sua figura, è come sempre, almeno io ho avuto questa impressione, è come squilibrata un po' perché deve camminare sul tacco, i tacchi, sul carbone, ma anche quando sei sulla passerella bianca, il tuo stare non è mai, come dire, un'azione così che risponde a dei meccanismi realistici, è sempre come sfasata. E questa sfasatura del suo corpo, mi interrogavo appunto, non so se ho visto bene, perché poi questo è uno spettacolo che va assolutamente rivisto, rimeditato, perché i segni sono tantissimi, cioè ci arrivano una quantità di segni, di significati, di metafore, per cui va poi come tutto riragionato attraverso un'ulteriore visione. Lei mi dava questa idea di questa corporeità sempre un po' giacomettiana, un po' non fuori quadro, e mi chiedevo appunto se in qualche modo è l'origine di questo segno non è proprio anche la figura di Emily, che è per me come spettatrice quella più controversa, perché Emily è un intellettuale, è un artista che però sembra assumere della cultura islamica solo una parte, come dire, molto poco problematica, no? Ha questa passione, questo amore. Adesso scusate, cammino sulle uova perché non voglio dire troppo. E quella che aderisce sul piano estetico e che diventa poi anche una presa di posizione
etica, insomma, tutta la sua, il suo percorso come artista, lei è una pittrice, un artista nello spettacolo, è di adesione, di grande fascinazione per controbilanciata invece da Amir, che la riporta poi anche a delle evidenze, no, anche di violenza della cultura islamica. Allora, ricomponendo un po' questo discorso, così che sia un po' sfilacciato strada facendo, proviamo a vedere anche per il suo personaggio qualcuno delle consegne di Kujai, come ti ha fatto entrare all'interno di questo immaginario di Emily, come sul piano fisico, sul piano dell'espressività, sul piano anche poi della sua dimensione psicologica, che è molto ricca, mi sembra, quello di Emily. Scusa, la domanda si è espansa, prego. Direi che ciò che Martin mi ha detto è stato: la sua religione è l'arte. Ciò in cui lei crede profondamente è il suo mestiere di pittrice, e credo che si possa abbastanza coniugare con ciò che avviene per un attore, che la nostra religione è il teatro, ovvero ciò in cui noi mettiamo veramente l'anima, lo spirito, l'intelligenza, il pensiero, ed è un ambito molto erotico per Emily, erotico ovvero laddove le energie più vitali si sprigionano. E siamo una cosa. Per questo, poi c'è l'amore che lei prova per il marito, e noi vediamo all'inizio della storia una grande complicità. Tuttavia c'è un seme che è pronto a esplodere, che è appunto la questione islamica. La mia adesione, come dice Federica, è artistica, estetica, anche ideologica. Quindi, come ogni ideologia, cieca. È fissata, alla fine lei lo dirà, io ero ingenua, è un'adesione totale, non così conscia poi della realtà, perché io da artista bianca, ricca, colta, che ha studiato, posso appassionarmi alla saggezza, alla profondità del messaggio che c'è nel Corano, ma mio marito, per fare la carriera che ha fatto, ha dovuto nascondere il suo nome. Quindi dov'è la verità? La cosa che presumo sia interessante del teatro e di questo autore è che la verità non esiste. È la nostra dannazione, la verità è il fatto che sia sfaccettatissima, che non c'è il nero e non c'è il bianco, è il caso di dire, ma c'è una gamma infinita di sfumature che se si vogliono percepire ci si perde e ci si può spaccare il cranio contro questo. Allora dire questo è bianco e questo è nero semplifica la vita, ma non le rende giustizia. Questi personaggi ci si infrangono contro, noi due senz'altro. Al fatto che è molto più complesso. E per quanto riguarda il corpo, non saprei, non è una scelta formale, è il risultato di sicuramente è uno scassamento, cioè, non è un piano di realtà, abbiamo detto che siamo nella mente di un incubo, di un uomo, dunque evidentemente avere un corpo troppo quotidiano, come dire, non ci ho pensato, e né Martin mi ha detto Anna stai disgrassata, ma mi pare che la storia sia disgrassata, che l'anima sia disgrassata, e qui si parla di anima, di identità, appunto come diceva Astrid, signori, se veramente in quei pochi momenti della vita in cui ci si scontra, altro che stare in equilibrio. Allora, volete, apriamo le domande, chi desidera chiedere, che poi tra un po' dobbiamo lasciarli andare perché li aspettano 2 ore, sono abbastanza intense, come avrete capito. Prego, posso chiedere poi la una cosa a lei. Se ne esce come personaggio vincente, quando esce nell'ultima scena, sì, dopo aver parlato appunto. Lei ha visto lo spettacolo, se ne dico. Sì, 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 ho visto. E se è personaggio vincente e se è l'unico personaggio vincente. Abbastanza complessa in realtà questa domanda. Allora, lei vuole uscirne come personaggio vincente? Vuole uscirne, sì, come personaggio secondo me vincente. Sì.
Cioè nel momento in cui lei fa quella camminata e sente che qualcosa si è rotto, lei dice no, adesso devo richiarire rimettermi in asse e richiarire quello che sono. E ve lo dico a te, ti ho distrutto e nessuno mi può veramente ferire. Questa è l'esposizione, questo è quello che diceva Fausto, è la facciata ben affrescata. Poi immagino un futuro, se dovessi immaginare un dopo, immaginerei un personaggio che in realtà non vince, che si ostina a difendersi, che si ostina a mantenere forte questo granito che ha messo sul cuore, ma che prima o poi, è come prima volta questa, si scontrerà col fatto che, con lo sgretolamento di questa cosa, sicuramente. Lì dallo spettacolo sembra che sia l'unica figura che esce con l'idea di essere vincente. Esatto, però se io poi mi dovessi mettere al di fuori, no? Mettermi al di fuori e immaginare un futuro, in realtà non l'è mai. Io immagino che i personaggi vincenti siano quelli fragili che riconoscono la propria fragilità realmente poi nella vita. Quello che lei si racconta è di aver vinto su tutti. Grazie. Niente, grazie a lei. C'era una domanda, l'ultima domanda, perché ho visto che sono già le 6:30. Prego, signora. No, non so se va molto bene con la domanda, cioè volevo sapere se lo spettacolo è molto attinente al libro o vi è da parte del regista una interpretazione un po' sua, perché il libro è molto, molto complesso, diciamo. Una risposta rassicurante. Bisogna rassicurare la signora. E dire che a dispetto del parlare astratto che qui si è fatto e delle astrazioni dello spettacolo, lo spettacolo è estremamente efficace nella sua tematica e nella psicologia dei personaggi, perché è uno spettacolo che ti prende la pancia, uno spettacolo estremamente efficace, mi credo. E non è uno spettacolo che ti lascia uscire fuori con un boh, assolutamente no, perché mira al centro diretto della tematica della convivenza con l'Islam, diciamocelo, della difficile convivenza con l'Islam, diciamocelo, ed è un testo eccezionale, straordinario. A me veniva da dire, è come se, vi ricordate Chi ha paura di Virginia Woolf? Lo stesso 50 anni dopo, la si scannavano e si distruggevano per la carriera, il sesso, i rapporti interpersonali, eccetera. Qua si distruggono uguale per il conflitto delle loro radici. Uguale. Che tra l'altro Pietro Martin ha messo in scena Virginia Woolf. Ah, ecco. Tra parentesi, questo è un Virginia Woolf che ha paura di Virginia Woolf 50 anni dopo, ma di estrema scottante attualità. Scusate se mi sono inserito. No, Pietro, richiamaci all'ordine che dobbiamo chiudere. No, ma siccome io da organizzatore dietro le quinte del Teatro Stabile colgo qualche aspettativa da parte del pubblico, soprattutto di chi non ha ancora visto lo spettacolo, e vorrei rassicurare, il Teatro Stabile ha fatto loro una produzione superlativa. Grazie. Straordinaria. Ieri sera sono andato senza condizionamenti, ne sapevo poco o nulla e sono rimasto folgorato. Al punto da mettermi a gridare bravi, credo di non averlo mai fatto, perché veramente, e ieri il pubblico era quello del posto fisso, ora non vorrei svaltare i nostri affezionati spettatori del posto fisso, però sono abitué che hanno bisogno di essere rassicurati, perché a dispetto di tutto loro sono stati dirompenti e rassicurati nello stesso modo, per cui hanno applaudito spellandosi le mani ieri. E poi
è uno spettacolo da vedere, è lo spettacolo del momento. Venga a salutarci. È uno spettacolo che resterà e qualcuno di questi signori si beccherà anche qualche premio, secondo me. Io voglio auspicare. Allora, grazie infinite. Grazie. Allora ci diamo un arrivederci al prossimo appuntamento. Ricordatelo per tornare così numerosi la prossima volta. Sarà Filomena Marturano, classicissimo, con Geppi Gleiesis, Mariangela D'Abraccio, e tornerà a discuterne e a presentarlo il veterano professor Roberto Alogge, grande esperto di Edoardo, e siamo a circa tra un mese, mercoledì 8 novembre, ore 17:30. Il prossimo appuntamento, Filomena Marturano, qui al Teatro Gobelli.